Vi vorrei raccontare una mia esperienza che mi ha lasciato un po' il segno, e in senso positivo ovviamente. E è la mia partecipazione a una crociera scientifica del progetto IODP. Quest'anno compie i suoi 50 anni, quindi mi sembra giusto anche festeggiarlo raccontando un po' cosa succede in nave. Queste crociere durano 2 mesi, quindi si parte da un porto, si arriva ad un altro porto e nel mentre si fa scienza. Cosa vuol dire fare scienza lì a bordo? Ci sono 30 scienziati di tutte le nazionalità, c'erano un sacco di donne in questa spedizione, cosa che mi è molto piaciuta. E il lavoro è molto duro perché appunto in questi 2 mesi si lavora 12 ore al giorno e la nave non si ferma mai e quindi si perforano i fondali oceanici senza soluzione di continuità. L'idea è quella, almeno nel nostro caso, era quella appunto di perforare il mare di Tasmania. Perché il mare di Tasmania? Perché proprio nel 2017 è uscito un lavoro in cui si ipotizzava la presenza di un ottavo continente, Zelandia. Quindi andare lì in questo momento è effettivamente un qualcosa di molto importante dal punto di vista scientifico. Queste 12 ore di lavoro e in particolare queste 24 ore che sembrano lunghissime, sembrano non passare mai quando sei a bordo, no? Perché a parte le 8 ore di sonno, che per quanto mi riguarda non erano propriamente fatte nell'orario consono, perché avevo il turno di notte è da mezzanotte a mezzogiorno. Quindi la mia giornata tipo era alzarmi verso le 10, fare quelle poche cose in cabina, poi fare colazione, poi andare a sentire cosa era successo mentre io stavo dormendo, quindi aggiornarmi e poi queste lunghe 12 ore che però passavano perché lì c'è un sacco di gente interessante e soprattutto ci sono un po' dei ritmi e dei riti che si creano, no? Ad esempio il turno di notte tra le 5 e le 6 della mattina. Ogni giorno si incontrava per vedere l'alba e vi assicuro che l'alba nel mare di Tasmania è bellissima. Ma tornando all'esperienza, l'esperienza è grandiosa perché ti trovi a contatto con una serie di persone che sono veramente brave in quello che fanno, hanno degli expertise clamorosi e ci puoi lavorare. E questo è il bene e il male della cosa per 24 ore al giorno, per 2 mesi e questo crea delle amicizie, crea delle amicizie che uno non potrebbe mai pensare, crea delle condizioni che rimangono un po' per tutta la vita. E questo è quello che è successo a me. Quindi io mi sento molto privilegiata a effettivamente aver provato questa cosa 2 volte, peraltro, e un po' in maniera scriteriata perché l'altra peculiarità che mi contraddistingue è che soffro il mal di mare. E quindi questa è stata una doppia sfida per me, no? Lavorare decisamente in maniera sotto stress e anche un po' con l'ansia, no? Di poter non essere al 100% dal punto di vista del fisico. Ma è andato tutto bene, siamo tornati con un sacco di sedimenti recuperati e con un sacco di prospettive per il futuro. Adesso la parte interessante sarà proprio quella di studiare i sedimenti che abbiamo recuperato durante questa spedizione.